Interessante. Questa è la nostra riserva privata, è Graf Noir, è una selezione di Sangiovese, sono 30% di uva longanesi e 15% di Cabernet Franc. Questo fino a 30 mesi in barricche e poi dopo fa altri 5 anni di affinamento tra una piccola botte d'acciaio e bottiglia. Quindi al di là che questo vino è buono, che cosa possiamo dire? Poi ognuno deve ritrovare le sue esperienze, le sue piacevolezze all'interno del vino. È vero, però insomma, se io oggi sono qui a trovarti, al di là insomma, della simpatia che tu hai, che insomma al vino quindi che sei famoso, ah, vado da Dridon alla Palazza, ah, vengo anch'io! Famigerato, dipende dal punto di vista. No, comunque al di là di tutto, insomma, la storia alle spalle per la famiglia, per il vino e soprattutto in terra di Romagna, che questa è la cosa un po' più particolare, quindi Sangiovese di Romagna. Sangiovese di Romagna, vecchi clone di Sangiovese, selezioni massali riprodotte dalle vecchie piante della nostra azienda, vecchi cloni di Predappio riprodotti e rimessi a dimora dalle nostre terre e tanti anni di lavoro sul Sangiovese che è più dell'80% della nostra produzione. Senti, ma una persona che fa un lavoro come il tuo, no? Magari adesso c'è un ragazzo, adesso quindi ci sta seguendo sul social network, ci sta seguendo sul web, eccetera, dice, ma anch'io voglio fare il lavoro di Enrico, ma che figo! Cioè, come si fa questo lavoro? Nel senso, tu sei enologo, sei un tecnico, ti occupi del commerciale, che cosa fai? Che figura ricopri? Che figura ricopri? Faccio un po' di tutto. Io nasco come laureato in storia contemporanea, puoi immaginare che le basi culturali sono diverse, le basi culturali sono importanti, ho una grande passione, ho una scuola di strada, poi dopo un gruppo tecnico che lavora per esprimere tecnicamente quello che sono i miei sentimenti, i miei pensieri rispetto al territorio. Ci vuole una grande passione, è un lavoro che si fa principalmente per passione e non solo per portare a casa uno stipendio guadagno, se no non lo fai mai. Lavoriamo 14 ore al giorno, 7 giorni alla settimana, 12 mesi all'anno. Però lo consiglieresti? Se ti piace sì, è un gran lavoro, non lo cambierai per niente. Se pensate solo che sia un Eldorado e un mondo di paillette, lasciate perdere perché non riuscite a vedere. E ci ne mettiamo assolutamente. E qui finiamo. Ci vediamo martedì sera al Piper.